ragazzi e ragazze della giuria, sono ancora io, Sunny Flower, e con questo secondo video si apre una serie di video vietati ai minori di 12 anni oppure 14 e che avranno la scritta "Non aprite questa porta". Oggi parliamo della legalizzazione della cannabis, o marijuana o ganja. E allora, che in questi giorni è stato proposto una legge che vuole legalizzare le canne e le droghe leggere. E cosa significa? Significa che le canne, invece di farvele di nascosto nei bagni della scuola oppure nei giardini, anche se tanto di nascosto non sono perché si sa tutti quello che fate, comunque invece di farvele di nascosto potrete comprarle, le canne potrete comprarle liberamente dal tabaccaio. Oppure apriranno dei negozietti tipo pakistani o indiani dove si potrà liberamente comprare delle sigarette fatte di canne oppure sotto forma di erba in sacchettini. E allora, ben quattro partiti sono d'accordo, tra cui Forza Italia, il PD di Renzi e naturalmente il Partito 5 Stelle. E Salvini credo invece che non sia molto d'accordo. E che dire? Io se sono d'accordo o no? Sono d'accordo, non sono d'accordo? Sì, va bene? Diciamo di sì? Tanto a voi ragazzi bisogna sempre dire di sì, perché se io vi dico di no, o sono una bacchettona, o sono una matusa, oppure addirittura sono una fascista. E però c'è un ma, ragazzi, c'è veramente un ma. Queste canne, lo sapete, portano a volte degli effetti negativi. Eh sì, no, non dite di no, è vero. Allora, prima di tutto, se voi fumate più di 2 o 3 canne al giorno, va a finire che diventa un vizio. E poi non ve lo levate più e poi vi assuefate alla marijuana. Poi se ci mettete in più anche l'alcol, diventerebbe molto pericoloso per guidare, perché droga più alcol fa per esempio diminuire i movimenti, quindi ci sarebbero tantissimi incidenti. E diventa veramente pericoloso, altera la percezione della realtà. E quindi, se proprio vi piace fare dei viaggetti, dei trip, che devo dire la verità, a volte li faccio anch'io dei trip, ma usate la forza della vostra mente, l'ho detto anche nell'altro video, non usate queste sostanze che fanno veramente male. E poi c'è una cosa veramente, cioè, allucinante, perché è stato detto che con la liberalizzazione delle canne praticamente si leverebbe la criminalità organizzata. Perché dice che 20 anni di proibizionismo della legge Iervolino Vassalli non ha funzionato e che ora c'è tutta questa criminalità e quindi bisogna levare questa legge proibizionistica. Ma ragazzi, ma dai, ma dov'è tutto questo proibizionismo in Italia? Ma se gli stranieri vengono, gli extracomunitari, alcuni vengono apposta perché possono fare quello che vogliono. Ma poi c'è un'altra cosa, dicono che se mettano questa legge, poi tutti quelli che sono rinchiusi in carcere per spaccio di marijuana o di droga leggera, dice dopo, verranno liberati. Tutte queste persone qui, quindi non lo so io, così dopo ci saprà tutti i delinquenti in libertà. Ma non lo so, pensateci un po'.
E poi una cosa ancora più allucinante è che a voi ragazzi ci avevano già pensato alcune persone addirittura nell'Ottocento. Sì, avevano pensato a voi ragazzi. Adesso vi leggo alcune cose veramente inquietanti, ma veramente inquietanti. Allora. Dunque, vi leggo una frase di un sovietico importantissimo che è stato il promotore del comunismo e che tutti conoscete, dal nome di Lenin. Si pronuncia bene così? Lenin. Ora ve li leggo. Se vogliamo distruggere una nazione, dobbiamo prima distruggere la sua morale. Ma poi c'è di più. Ci sono state addirittura altre persone che hanno deciso il vostro futuro, sì, di voi ragazzi. E questa volta parlo di Nubius, che era un massone dell'alta massoneria circa del 1824, anzi, questa frase che vi leggerò è stata scritta nel 1824. Sì, lui faceva parte dell'alta massoneria. Sa, tenete presente quella, la loggia, quella dove hanno come simbolo la piramide, oppure l'occhio di Horus che tutto vede, oppure il 666 che fa parte anche Katy Perry, la grande strega della musica, oppure per esempio vi ha scritto Harry Potter che è nell'alta massoneria, ecco quella cosa lì. Allora, 200 anni fa, un certo Nubius disse questa frase: non stanchiamoci mai di corrompere, rendiamo popolare il vizio nelle moltitudini. Ma perché la corruzione delle idee sia profonda, tenace e generale, deve cominciare fin dalla fanciullezza, nell'educazione. Alla gioventù infatti bisogna mirare, bisogna sedurre i giovani, attirarli senza che si accorgano. Ecco, Carbonaro, Massone Nubius del 1824. Ragazzi, che vi devo dire? Vi devo dire, ragionate con la vostra testa, non pippate tutte quelle cose che vi dicano le persone, tutte le cose che vi dicono i politici. Veramente, io non vi dico né che è un bene legalizzare la droga, né la droga leggera, né che è un male. Io vi dico solo una cosa: ragionate di più da voi e riflettete, riflettete e riflettete. Ok? Va bene, per oggi è tutto. Ora vi presento il mio peluche, si chiama Caramelo. È il mio peluche preferito, lo tengo sempre con me, ve lo volevo far conoscere. E niente, ci vediamo alla prossima volta. Ciao, 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 ciao.